Bentornati ai Likers, siete ancora con noi di Senza Rete e bentornato anche Mitch, il nostro primo conduttore in hangout del mondo. Grazie Selenia, wow, che presentazione, sono tutto eccitato, ridillo ancora, il primo, vai. Il primo conduttore in hangout dell'universo. Sì, di più, so che puoi far meglio, vai. Più grande dell'universo. Cosa c'è più grande dell'universo? C'è, continua, sforzati, dai. Le galassie che si riuniscono, vai, continua. Mitch, il più. Il più grande in assoluto, stiamo arrivando anche in hangout da Marte! Da Marte, ma sei già detto l'universo, mi sei caduto. Ho capito, ho cambiato un attimo. Va bene, poco megalomane comunque, come inizio di puntata. Ho il piacere di essere qua con un grande artista quest'oggi, sempre nel cuore di Milano, nella super mega terrazza del Westin Palace, per il nostro programma Senza Rete. Il primo programma interattivo, come ha detto la nostra Selenia, perché voi da casa potete interagire direttamente con noi, video partecipando, grazie all'Hangout di Google Plus. Detto bene? Benissimo, Mitch. Tra l'altro è facilissimo partecipare, ci vogliono pochissimi secondi. Basta andare sul sito www.ilike.tv, cliccare su questa barra rossa, poi cliccare nuovamente su quest'altra barra rossa che vedrete apparire, ecco qui, appunto, tra un istante, e poi finalmente confermare il vostro accesso in diretta con noi. Ma potete anche twittare, andare sulla pagina di ILike TV, ovviamente, su Twitter, e utilizzare l'hashtag Senza Rete. Il primo programma senza rete che stravolge le regole della televisione, pensate un po'. Infatti tra un po', proprio tra pochissimo, vedete tutti gli amici che sono qui sotto collegati, tutti quelli che hanno fatto la richiesta, potranno diventare conduttori per un attimo. Ma adesso è arrivato il momento, tanto atteso. Ho il piacere, Selenia, guarda, facciamo un'inquadratura. La 4 su questo visino qua, guarda, la 4 sul visino del mio ospite. Ho il piacere, dopo una ricerca lunga durata mesi e mesi, di presentare a tutti voi e a tutte le persone che sono qua. Fate un applauso voi che siete là sdraiati, fate un applauso per l'ospite, un urlo più forte, fate sentire il calore. Sono emozionato. Con noi Federico Clapis. Ciao ragazzi. Ciao Clapis. Vedo che ti sei già ambientato, eh? Sono troppo svaccato per il format? No, è abbastanza svaccato come format. Il format è svaccato. Okay. Guarda, mi adeguo io a te. Ok, venga giù, Mitch, venga giù. Mi dà anche del lei, mi fa sentire importante. Giù, Selenia. Tranquillo, Selenia. Vengo giù anch'io, guarda. Quando vieni giù tu è sempre un piacere. Esatto. Dottor Claudio. Abbiamo cominciato alla grande, capi. Eccoci qui, e insomma. Allora, come ti trovi? Mi trovo molto bene. Possiamo dire dove siamo? Sì, possiamo dire dove siamo, l'ho detto all'inizio. Siamo in questa suite presidenziale del Westin Palace. Molto bella, mi sento molto presidenziale. Adeguato un po' alla sua, sì, immagine, direi. Esatto, presidenziale. Presidenziale. Mi hanno offerto una mela presidenziale, bevuto l'acqua. Insomma, sto bene. È molto berlusconiano dal tono di voce, vero? Cioè, si sente, vero, che è milanese. Sono cresciuto in quegli anni lì. Negli anni qua. Negli anni di piombo, una volta dicevo. Purtroppo sono cresciuto in quegli anni lì. Ho questa. Anche lui fa il bunga bunga. A disidentificare. Però hai una mimica facciale che a me ricorda sinceramente Adriano Celentano. Ah. Che è un complimento, eh? Ok, è un bel mix di personaggi, sì. Allora, Berlusconi se Celentano. Berlusconi Celentano. Allora Selenia, adesso presentaci i ragazzi che si sono collegati, gli amici in questo momento sono in hangout. Avevo chiesto... Il primo aveva già fatto una domanda. È entrato così. Ma come è entrato? Come ti chiami? Salvatore. Salvatore, da dove ci stai guardando? Dalla Sicilia. Salvatore. Tocca che a te. Cosa avevi chiesto, Salvatore? Ciao Salvatore. Se anche lui fa il bunga bunga come, come Berlusconi. No, ne faccio pochi di bunga bunga. Faccio tanta masturbazione. E come mai? Ah, grande. Tu, Salvatore, conoscevi la realtà di Clapis, di Federico? Sì. La dura realtà. Ma tu che la cosa differenza fai di... nella vita, per esempio? Chi io? YouTubers. Anche te. Anche tu. Quindi fai parte, sì, della stessa famiglia di Federico, YouTuber. Diciamo, in parte. Creato
questa categoria, una famiglia come, ma, come i nani, ma si guadagna facendo lo youtubers? Ma dipende. Ma dipende. Dipende, non quello, dipende cosa, se ti fai i soldoni. Ti fai i soldoni, si notizza molto. Ti scopri pure le Barbie. Cos'è che ha detto? Che mi scopo le Barbie, in realtà non erano Barbie, erano Disney Princess, che è l'ultima canzone, avevo la roba là, l'ultima produzione, esatto, dal titolo Orgy Time, perché è la prima volta che canti in inglese. Sì, esatto, e speriamo sia l'ultima. Beh sì, per un po' sarà l'ultima, poi vediamo, magari facciamo una all'anno in inglese. Come nascono le tue canzoni? Perché, perché l'inglese l'ho imparato apposta per questa canzone, avevo dietro un omino, continuava a cambiarmi, a farmela rifare. Come nascono le canzoni? Dove concepisci i pezzi? Ma dipende, ognuno ha la sua logica, qualcuna nasce strategicamente perché in quel momento serve una cosa magari un po' più... Vabbè, secondo quello che gli viene in mente, no? Sì, per forza. E altre invece, appunto, sono momenti della vita che mi ispirano a un certo argomento e poi ci si fa il pezzo. Diciamo che adesso che ho quest'obbligo, che poi non è un obbligo, ma un obbligo che mi sono dato da solo, di uscire con un singolo al mese, molte sono in programmazione. Diciamo che io fino a gennaio 2014 ho le canzoni programmate. Poi in realtà se mi viene un'idea al momento, la sostituisco con la programmata nei tempi. È organizzato, Selenia, sì, hai visto come è organizzato il nostro ospite? Assolutamente sì. Il tuo successo è dato da una forte carica di provocazione. Sì. Come vedi la provocazione, secondo te? Ma l'ho vista indispensabile per emergere, sinceramente non me ne fregava neanche più di tanto di provocare. Mitch, le dirò. Ma ho dovuto farlo per fare in un anno il botto abbastanza forte e poi potermi permettere, sì, di fare una provocazione, ma non per forza obbligata. Spesso ho dovuto inserire elementi quali allitterazioni sessuali, piuttosto che avrei potuto magari oggi fare a meno, però all'epoca servivano per tirare su e avere le visualizzazioni e sì, far parlare. Quindi la provocazione, diciamo che è un mezzo più fine a se stesso. Non sei per perché la maggior parte dell'audience che arriva dal pubblico ti permette di fare tante visualizzazioni, no? Certo, anche Sicilia funziona così, no? Tutto il mondo, credo. Allora, amici, presentiamo anche gli altri highlighter, che insomma, Salvatore è uno che chiacchiera molto, però ovviamente dobbiamo anche sentire tutti gli altri, così capiamo bene. Allora, i due ragazzi che sono grande su un divano, credo? Sì, ciao ragazzi, mi sentite? Sì, siamo tre. Ma che belli. Siete tre, ecco. Ma scusa, ciao. Amici, loro non sono ragazzi che erano in autostrada? O sono totalmente sballata io? No, era vicino. Fattimi vedere bene i ragazzi. No, non sono ragazzi che erano in autostrada. Sì, che siamo noi. Sì! Ma perché lavoravi in autostrada? Togli gli occhiali da sole, Mitch! Siamo noi, Mitch! Non eravate in due. Adesso siamo arrivati a destinazione, né due si arriva in tre, anzi quattro. Ma dove vi siete fermati? Dove siete fermati? A Roma. A Roma. Allora ragazzi, andatevi al nostro... Ciao. Che loro si sono collegati un paio di puntate fa. Gli autostradali? No, erano in onda con il telefonino mentre facevano la passata in autostrada. Emozionante, è una storia toccante. Per tutti quelli che non vi conoscono. Senti, ma sei a Milano? Sì, siamo a Milano. Siamo a Milano. Sì, cazzo, sì. Se c'è il sole? Pensavo c'era solo lì. Ragazzi, io non voglio fare il carabiniere, però dobbiamo dire parolacce. Perché vogliamo salvare le ultime puntate di Senza Rete che andranno in onda da qui alla settimana prossima, vero Mitch? Vero Mitch. Sì, aiutami. Hai ragionissima. Anche se la puntata di oggi parla di provocazioni, irriverenze, giusto? Esatto. Quindi magari qualcosa potrebbe entrare. Ma quando parli, Selenia, adesso non so se sia un problema dei ragazzi, io ho un ritorno della tua voce. Quindi magari diamo lo spazio a un altro hangout e diciamo ai tre baldi giovani di sistemare il loro microfono o le casse. Va bene. Allora, andiamo avanti con il prossimo ragazzo in hangout. Eccolo qui. Ciao, chi sei?
Lui è attivissimo. Lui è attivo, non si sente. Devi attivare il microfono. Ma sono tutti così, questo è un tuo fan secondo me, sì, perché c'ha la faccia da uno sveglio. Sì. Deve essere uno di quelli che ti segue. Attivi. Non riusciamo ad attivare il microfono, niente. Però comunque era espressivo, mi sembrava di aver capito due cose. Tipo? Così. Stava annuendo. Sì, era felice comunque, sembrava un uomo abbastanza felice. Beh, allora Selenia, passiamo a un altro, dai. Sì, passiamo allora alla ragazza, eccola qui, questa ragazza qui con i capelli corti, ecco. Ciao, tu ci senti benissimo. Come ti chiami? Mi chiamo Silvia. Da dove sei connessa, Silvia? Da Roma. Da Roma? Sì. Oh. Beh, oggi giochiamo in casa. Silvia, tu lo conoscevi, dottor Clapis? Allora, sinceramente no, non ne avevo mai sentito parlare e lo so, questa cosa è molto preoccupante perché sto qui, però seguo molto altri youtubers che fanno comunque sempre parodie o comunque delle serie di sitcom molto divertenti, non so. Per esempio uno youtuber che mi fa molto divertire è Guglielmo Schiller, non so se... Tra l'altro sì. Ha recitato anche dentro un film, non so chi l'ha visto, che ha 10 regole per far innamorare. E, Clapis, tu sei in competizione con Guglielmo Schiller? No. Mi è semplicemente piaciuto il film, anzi mi è dispiaciuto molto per lui perché... apriva le porte del cinema al mondo degli youtuber, è stato un film che secondo me non ne faceva tanto onore. Non rendeva? No, non rendeva il suo personaggio, non c'entrava niente con Salemme, non c'entrava niente. Tu da grande come ti vedi? È morto. No, io ti vedrei o tipo Iena. Si possono fare tante cose. O in un film, cioè tu ti vedi come attore? Sì, vabbè, sì. In una commedia? Nasco come attore, poi per fare l'attore... sono diventato produttore e poi cantante e quindi il terrore poi di vedersi come produttore produttore perché... musicale? No, produttore umorista. Video. Ah, video, sì, i video li fai te? Sì, io produco. Infatti io qua mi trovo bene. Tra l'altro sono bellissimi, posso dire, cioè hanno una fotografia bellissima, sono davvero molto sono fatti bene, insomma, molto bene. Fai tutto te, quindi. Prodotti io, Selenia. Selenia, hai fatto colpo, perché Clapis sì. Prima mi ha detto che, insomma... Che cosa? Guarda i miei occhi. Nella vita sono molto tranquillo. Ah, sì? Ma senza senti... essere scurrile. Clapis, dica qualcosa alla nostra Selenia. Lei è molto graziosa, Selenia. Grazie, Clapis. Ci siamo tenuti. Ma invece, prima di vederti morto, faresti anche, tipo, per esempio, il politico? Perché so che ti sei candidato. No, quella è una vecchia storia, successa nel 2011, dove mi candidarono, era una cosa che era programmata da quando ero più ragazzino, perché ero nell'ambiente dell'organizzazione eventi, c'è tutto un passato abbastanza articolato, poi mi ritrovai in quella posizione e la sfatai con la mia, non so se l'avete seguita, con la mia esibizione in mutande. Come ti hanno... Vieni espulso da tutti i tipi di partiti. Come Albertini? Sì. Anche Albertini? Sì, in maniera un po' più aggressiva, però. Così me li sono tolti un po' tutti dalle balle in un colpo, perché ormai era da quando ero ragazzino che avevamo programmato la cosa e arrivati al punto non mi interessava più, no? Cioè, ti hanno quasi convinto a candidarti? Ti hanno costretto? No, costretto no, però per non litigare con una Federico! Persona. Al consiglio comunale, vai, di corsa. No, sì. No, mamma, non ci voglio andare. No, comunque no, niente, vai. È un ambiente che non fa per te. Non ti piace. No, non è nei programmi, cioè, assolutamente. E com'era la campagna? C'era uno slogan? Ma praticamente io mi candidavo in mutande e dicevo di devolvere tutti i proventi ospedali, cioè praticamente devolvevo tutti i proventi che avrei preso come consigliere comunale. Sì. E poi dentro avevo tutto il mio progetto di fare tutto con le telecamerie nascoste, fare un po' l'infiltrato, però in realtà era una cosa che sapevo già essere un'utopia, quindi l'ho fatta anche molto per fare il mio spettacolo, devo essere onesto. Ed è andato bene, insomma, come spettacolo, insomma, ci siamo divertiti. Poi è finita. Meglio per tutti, meglio per Milano. Sì. Quindi. Ma quello non lo so, però meglio per me di sicuro.
Bene, Serenia, è arrivato il tuo momento. Sì. Qua mi stanno facendo i gesti. Vedo la splendida Laura davanti con un cartello che indica ciò che tu adesso andrai a fare. E cioè lanciare la pubblicità. E bentornati a Senza Rete. Stiamo parlando insieme a DJ Mitch e Dottor Clapis di Irriverenza e Provocazioni 2.0. Giusto, Mitch? Giusto, giusto. E chi se non lui può iniziare il discorso con la provocazione? Cioè, qua abbiamo Puttanella of Duty, che è un brano, non pensate male. Masturbation, un'altra realtà musicale di Federico. Sì, sicuramente Puttanella of Duty è l'apoteosi della provocazione, o meglio, è poi diventata l'apoteosi della provocazione, perché io ho sempre lavorato appunto su dei parametri provocatori, però non ho mai alla fine suscitato così tanto casino, perché poi comunque erano abbastanza palesi nel loro contesto, me cioccolatino che dico negro, 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 chiude con il monologo di Lenny Bruce sulla repressione della parola e così via. Quindi ho buttato Ma c'è fuori certa questo. gente che non l'ha capito. Vabbè, no, ma guarda, ti dico, li sottovalutavo, invece è già stato un po' più capito e previsto. Puttanella of Duty, invece, Mitch, cioè dopo che ho messo dentro negri, storpi, di tutto ho buttato Hai dentro, toccato ogni ho cosa. inventato anche razze che non c'erano. Puttanella of Duty, che semplicemente volevo mettere al confronto quelli del gaming a quelli del make-up, i due pilastri di YouTube, praticamente è stata presa come una provocazione maschilista nei confronti delle quote rosa e mi sono ritrovato invaso da commenti e quasi da persone sotto casa di queste femministe accanite che mi volevano uccidere Convinte. perché dicevo mettiti in mascara puttanella, puttanella. Delirio, ma io veramente ho detto questa è una canzone, non faccio neanche tanto perché non c'è tutta questa provocazione. Invece ho toccato per sbaglio le donne, è venuto fuori un casino. Vedi? E quindi Attenzione, consiglio a chi vuole Clapis. fare provocazioni, basta toccare le donne anche poco e viene fuori un casino. C'è poco, gli Però altri poverini sono tratti tranquilli. anche temi importanti, dai. No, c'è cioè, sì. Contro l'omofobia. Sì, il penultimo è Finocchio di Luce. Ed è, Si può diciamo, una. guarire dall'omofobia, dicevi Sì, nel video. vuoi? Finocchio di luce. Finocchio di Ma come luce, ti sì. nascono? Cioè, da dove arrivano? Finocchio di luce è arrivato dal cielo. Si vede proprio nel video che mi piove questo finocchio di luce. Ed è un po' anche la luce del mio riciclarmi a quello che in realtà vorrei fare. Quindi fare delle canzoni anche un po' più di qualità video, perché è girato, vabbè. Girate con altri strumenti rispetto al solito, un pochettino più fighi e anche un po' come poetica interna, senza più dover cadere per forza nella provocazione, perché diciamo quel che dovevo raccogliere attraverso la provocazione l'ho raccolta, adesso rimane come sottofondo sempre in tutte le canzoni, però non è più così indispensabile. Quindi Finocchi di luce è la luce che ho visto dopo un po' Noi di ce l'abbiamo, buio. Mitch, un contributo video di Finocchio di Luce, lo mandiamo? Mandiamolo allora. Sì, Andiamo. mandiamolo. Eccolo qui. Tonino Ecco, non è senti. stato un omofobo, ma adesso si decompone dentro un sarcofago. Chissà se è rimasto qualcuno e risponde al Ciao citofono. amore, come stai? Tonino Carramone amava il microfono. Metti stop, metti pausa, metti play. Caro nonno, sono diventato gay. È contro natura, è contro lo Stato, è contro i principi del Vaticano, è contro natura, è contro lo Stato. Attento, coglione, sei contromano. È contro natura, è contro lo Stato, è contro i principi del Vaticano, è contro natura, è contro lo Stato, è contro i principi del Vaticano. Mi spiace deludere il tuo preconcetto di plastica. È divertente Se questo qui, eh. Maurizio, faresti una vita fantastica. È bellissimo. Mi fa morire dalle Lui è risate. molto bravo, Salvatore Ragusa, il protagonista, il vecchio. È un Vecchietto, grande, vecchio. sì. Quello che Il entra. vecchio perché la canzone poi dice, parentesi, questa canzone può vincere un festival, c'è dentro un vecchio, un negro, un ricchione e una lesbica. Che questo è Quindi un hai. messaggio
molto molto forte che hai lanciato. Sì, abbastanza. E niente, bravo ragazzo, Bravo ragazzo, il vecchietto. senatore Ragusa, che devo C'è dirvi? qualche amico da casa che in questo momento, dopo anche aver ascoltato il brano, vuole fare una domanda a Clapis? Alzi la mano, dai. Chi diventa Eccolo lì. conduttore per caso qua senza rete? Ah, ecco, vedi, lui è Eccolo nuovo. lì. Un nuovo Ah, io lo like. conosco. Strano dei gemelli diversi. Lui è Kevin. Sono entrato senza preavviso. Ciao Kevin. Ciao, ciao a tutti. Da Da dove ci guardi, Kevin? Torino, da camera mia, se non si nota. No, volevamo sapere la Ciao. città, ma va bene anche peggio. La camera tua. Splendido. Cosa fai nella vita? Sei uno studente o lavori? Studente ancora per poco, lavoro anche web designer, Ottimo, oltre allora. a fare l'idiota anche su YouTube. Ottimo, direi, sfruttando le parole di Federico. Tocca a te, diventa conduttore per Senza Rete e fai pure la domanda all'ospite di oggi. Ok, la Cosa mia fai di domanda a sera? Clapis erano due, per togliermi uno sfizio. Uno era, dopo aver fatto un capolavoro come masturbation, se ti senti un po' sotto pressione a fare altre canzoni per paura di essere inferiore, come molti accusano, poi secondo me non è vero. Ma senza dubbio vivi sempre un po' nel fantasma delle canzoni più forti. Prima che ci fosse Masturbation lo era il mio cioccolatino, poi è arrivata Masturbation. Arriverà la nuova Masturbation, però quello che mi piacerebbe è che il pubblico si godesse ogni volta la singola canzone con singolo video Sì. e basta, non rompesse troppo i coglioni. Quando mi scrivono meglio quella, meglio quell'altra, è peggio che mi scrivessero fa cagare e basta, non so come dire. Tu Perché ti ami le fanno critiche? vivere nel... Sì, però intelligenti, nel senso, se stai a Costruttive? vederle veramente su YouTube, ti passa veramente la voglia di vivere, Mitch. Oggi li puoi denunciare tutti, sai, ti è Sì, passato. no, li lascio morire nella loro... Sì, veramente? Sì, Perché? Come funziona? dopo ti informo, dopo ti do un paio di dritte. Faccio 2 soldi, ecco come si guadagna YouTube. Hanno trovato il modo. E l'altra domanda qual era, Kevin? Niente, non. È rimasto un po', non si sente. L'altra domanda era del perché ti sei spinto a fare una canzone in inglese. Cioè, sì, colpirà anche un altro pubblico, però una sorta di abbandonare. Ma no, ma che abbandonare? Io farò canzoni per 100 anni, una al mese, e questa volevo farmela in inglese, per appunto per il discorso di ampliare il pubblico, provarci e accostarla comunque a un video talmente divertente, fatto bene e palese, che fosse digeribile anche al pubblico italiano. Poi diciamo il ritornello, cito le categorie del porno che sono capibili abbastanza in tutte le lingue, cioè Quello più che sì. altro lo sconvolgimento del pubblico è solo perché hai notato qualcosa di diverso. Appena uno vede qualcosa di diverso va in sbattimento, come quando c'è la nuova grafica di Facebook, no? Che schifo la nuova grafica di Facebook, poi c'è quella nuova ancora, preferisco quella prima. È E vero, è allora vero. la più bella qual è? Quella del 1998, cioè è tutto così, quindi cosa devi fare? Non Sì. guardare i commenti se vuoi stare bene. Ti ringrazio di Ciao aver Kevin, risposto, continua, sono. continua con i video. Io lui. Sì, Grazie mille. Allora, è c'è un mio il collega. ragazzo in hangout di prima che non riesce a comunicare, che scrive: volevo chiedere a Clapis, mi fai queste cose, ma fai queste cose per Grazie. divertirti o per diventare qualcuno? Risposta. Domandone. Sta riflettendo, nel frattempo si Certo. bagna un attimo ma diciamo Con che l'acqua. questo lavoro tendenzialmente è quello. Vedi che anche Celentano faceva così, Con eh? l'acqua? Con l'acqua ogni tanto parlava, poi si riposava. Il nuovo Magari il Celentano nuovo ce l'abbiamo Celentano. noi, Sì, ragazzi! sono io. Ma per rispondere al ragazzo, Sei diciamo che forte. questo sei forte. Questo è un lavoro che tendenzialmente mi fa stare bene. Mi fa stare bene quando evito di fare alcuni aspetti di questo lavoro. Quindi tutta la parte della produzione video, per esempio, non è che mi fa divertire così tanto, è abbastanza una rottura di cazzo se vuoi fare poi in realtà il creativo. Perché invece la produzione è macchinosa, è schematica, no? Quindi mi fa stare bene, sì, mi farà star tanto bene, adesso mi fa star benino, diciamo, mi fa divertire un pochino. Quando potrò magari far solo in tutta quella produzione che vedete, quando potrò far solo quello che vedete, non anche tutto il dietro, allora mi divertirò. L'artista Sì, solo che per necessità, se vuoi fare le cose fatte bene, non curi hai nessuno, tutto. devi curare tutto.
signori, signori della corte, della giuria. Stava chiedendo, ormai sei entrato nel personaggio, stai già pensando a chi fare le cause. Signori della giuria, io devo fare la fotografia e questi mi insultano. Clapis quindi chiede sempre il nostro liker, vuoi diventare un professionista del cazzeggio? Bravo, sì, in un certo senso sì, riassunto in lingua umana sì. Beh, il genere musicale l'hai inventato te, di sana pianta, non esiste? Il genere sì, sì. Come si chiama? House Comedy Music. House Comedy Music. Music, sì, sì. House Comedy Music. Ti ho visto adesso, ma eri tu o non eri tu? Dove? Con Fedez. Eh sì. Con rapper. Sì. E cosa c'entravi? Un amico, sì. Poi diventiamo amici da lì, perché lui mi contattò dal web, che lui è uno, essendo di veramente un artista di nuova generazione, ha gli occhi puntati sul web tanto, mi contattò dal web, poi siamo incontrati, io avevo questa idea del fallo che sputava latte da tanto tempo, era perfetta per la canzone che doveva uscire sua, e la sviluppammo e fummo felici. E poi siamo rimasti amici, quando c'erano i suoi concerti vado a fargli il fallo gigante. Ma gli ha fatto il fallo gigante? Sì, mi diverto. Quello è divertente, perché lì per esempio per quella produzione io non ho fatto niente, capito? Hai espresso la tua arte. È quello che una volta era normale per un attore, per un comico, adesso per me è un sogno essere super coccolati in realtà, come anche qui adesso, cioè non devo stare a controllare lei cosa sta facendo, non so come dire, è bellissimo, cioè sto bellissimo, per quello prima mi stavo addormentando sul divano, non sono abituato, sento, c'ha le antenne, sì. Era concentrato, no, ero bello comodo prima. Linda, a te. Linda? Ciao a tutti. Allora, c'è Rossana collegata. Sì. Ciao Ross, che direttamente dal set di Sulla Maschera. Ciao. Ah, okay. Attenzione. Che stanno girando in questo momento. Sulla Maschera. Che parla dei cosplayer. Ah, il fenomeno dei ragazzi, la gente che si traveste con le icone dei propri personaggi. Bello, no? Rossana, facci vedere qualcosa. Prova a girare un po' con il computer. Vediamo. Sì. Ho visto Sailor Moon, là in fondo. Tu con che cartoni sei cresciuto, Clapis? Beh, 87? E Bim Bum Bam, tutto il giro. Hai visto le conclusioni di Bonolis? Sì. No, tu avevi già quelli dopo. No, avevo già quelli dopo. Avevi già quelli dopo, te. Sì. Ma non riusciamo a vedere, Linda. No, vediamo Linda. Un po' di set. No, purtroppo no, mi sa. Però Silvia voleva fare una domanda. Giusto, Silvia? Beh, attiva il microfono e fa una domanda a Clapis. E allora andiamo da Silvia. Ciao. A dire la verità sono più di una. Innanzitutto quando hai nominato Fedez mi si è illuminato... Lo schermo. No, lo sguardo, nel senso, vabbè, io il ragazzo mio che tra l'altro sta lì sul set a girare le puntate di Sulla Maschera, perché è uno dei partecipanti... siamo molto appassionati di Fedez, quindi dato che lo conosci... Mi interessa. Vuoi il numero di Fedez? Che cosa vuoi, Silvia? Vuoi una raccomandazione? No, perché comunque ascolto molto Fedez e anche molti altri artisti. Grida un po' di più, alza la voce che si sentite, fa fatica a sentire. Sì? Ok, mi sentite? Più, sì? di più. Di più, così, cioè già urlo di persona, no, quindi così. Così va benissimo. Ok, no, comunque, perché cioè, ascolto molta musica rap, soprattutto milanese, quindi mi interessava appunto comunque fare queste amicizie. No, ma al di là di questo, comunque per tornare sull'argomento sulla maschera, anche io sono cosplayer e insomma, cioè... Volevo sapere, dipende, cioè ho fatto molti cosplayer, ho fatto Sailor Moon, all'ultimo Romix ho fatto Neon Cat. Cosa? Ha detto che assomiglia a Sailor Moon, ma dove hai visto questa somiglianza? Poi mi prendo anch'io per gestire il ruolo. No, vabbè. Se n'è andata. Sì. Oh, invece allora la parto io subito. Fede, una domanda, ma... Raggio di luna. Come hai creato come House Music? Cioè tu magari prima facevi... Scusa che mi sono perso un pezzo. Ok,
Dicevo, tu prima di creare la Comedy House Music, cosa facevi? Cioè, hai provato a fare DJ? No, infatti c'è un paio d'anni ho prodotto pilot che non si filava nessuno. Un po' come i miei video. Sì. Poi io dopo ho aperto il canale YouTube, ho fatto quattro produzioncine, quattro video che non erano andati particolarmente bene, di cui l'ultimo era un corto sull'omino biscottino. Poi da lì ripresi quell'omino biscottino in chiave musicale, andò bene e da lì fondai Love Comedy Music e feci sempre canzoni perché mi dì che era una strada più semplice, soprattutto dal piano narrativo, perché io ho dei problemi dal punto di vista narrativo, non ho la capacità di stare dentro ai parametri di una struttura, no? Ascoltando una storia, sì, esatto. E allora con la musica invece questo ho capito che riuscivo a farlo, no? Non so, mi sono sentito come Bolt Era che in quando gli hanno mezzo. messo Sì. la Beh, gamba, ero contentissimo e infatti adesso sto un vivendo con la mia gamba lavoro di ferro. più che ottimo, direi. Fantastico. Mitch, Ascolto solo quello. sì, Orgy time! siamo riusciti finalmente a ripristinare il collegamento con i nostri amici cosplayer. Quindi non so, Infatti, vedo Joker. ecco, Ah, esatto. visto Joker. Ecco, inquadriamogli anche la faccia. Andiamo un po' più giù. Vedo solo gli occhi. Eccolo lì. Beh, perfetto, è Eccoli. uguale. È uguale, lui. Lui, incredibile. Ci Ciao senti? ragazzi, come va lì sul set? Ci sentite? No, Ci allora, sono sono nel personaggio. tutto bene. Tutto Tutto a bene. posto. Certo che sentire Joker. no, sentire Joker che parla tutto bene, faccio un po' più. sì, perde un po'. Il Frosinone era. È un Joker nostra. Un po' come sentir me parlare inglese. È uguale, uguale. Però è uguale. No, no, veramente complimenti. Che fine ha fatto Batman? È lì? Dov'è Batman? No, l'ho ucciso. Ah, adesso l'ho interpretato. È tornato a essere Joker. Bravo. Questa l'ha fatta bene, bravo, bravo. Questo è uno bravo. Ci possono raccontare, Selenia, come si struttura il programma? Possiamo dirlo? O è un segreto? Ma secondo me possiamo chiederlo alla nostra Rossana, eccola qui. Ross. Ciao Rossana! Ross. Niente, no, non riesce. Scappa, non scappa. Perché ci dà tutte queste delusioni, Ross? Rossana. Se ne va. È una persona triste. Se ne va. Ciao! Sempre. Eccola! Sentite? Sì, adesso sì. Eccoci! Ciao a Ciao! tutti! Ciao! Raccontaci. Ciao. Ciao Senia! Ciao! Raccontaci l'esperienza. Com'è vivere all'interno di un programma dove quando ti giri vedi tutti questi personaggi? Com'è? Com'è? Aspetta che ti ho Com'è? Dimmi. perso. È così. Tieni tu. Meno male! Meno Alto! male! Niente, non Riassunto, questa è la riusciamo. Selenia, Sì. peccato, peccato. Dobbiamo lasciare a questo punto. sì, dobbiamo chiudere perché anche oggi il dottor Clapis ci ha fatto divertire, ci ha fatto volare questa mezz'ora di diretta e quindi niente. Sì, diamo le coordinate per seguirti. Magari, No, magari, quelle me le dai in privato. L'IBAN dopo. Per seguirmi è il canale Federico Clapis, il canale YouTube, basta Twitter Federico Clapis, ovunque Facebook Federico Clapis, così uno non si sbaglia. Federico Clapis. Bravo! Oh, so tutto, sono preparatissimo. Fede, ti faccio un salutone che scappo, che oggi pure è il mio Ciao! compleanno e devo studiare un Auguri! sacco. Auguri! Grazie! Auguri, Grazie! Ricchino! Il Il primo coming out! Complimenti! Ragazzi, che spettacolo! Un Ciao! abbraccio a tutti, ciao Ciao, grandissimi, ciao, ciao ciao! Fede, ciao ciao! Anch'io ragazzi vado. Questa Tutto anarchia assoluta. è fatta una certa ora e ci abbandonano. Ma prima che ci lasciano loro, vi lasciamo noi. Ecco, così glielo metto Va tutto di bene. nuovo. Ciao Ciao, Mitch, ciao ciao. Federico. Noi Ciao, ci Selene, vediamo ciao. domani alle 14:30 con Marco Ligabue e mando un bacione a tutti gli iLikers. Grazie, ci vediamo domani. Harlem shake.
quindi via, vado. Aspetta, io non sento niente. Non lo sento neanch'io. Io lo vorrei, mi sento malissimo. Gianluca, dimmi te. No, non ho capito cosa mi hai chiesto. Come faccio a comunicare con Giù? Mitch, mi senti?